Buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento dei webinar Agile Formats organizzati nell'ambito del progetto Informazione e Formazione per la Transizione Digitale per l'attuazione del progetto Italia Login. Io sono Ugo Bonelli, collaboro con il Formats in questa attività di promozione e gestione dell'iniziativa. Aspettiamo ancora qualche minuto che tutti i colleghi possano accedere direttamente in aula, in maniera tale che si abbia la possibilità di avere già un buon numero di partecipanti. Io intanto vi ricordo appunto che questo è il primo degli appuntamenti di un nuovo ciclo di webinar che si svilupperanno da oggi fino alla fine di gennaio, che riguardano in particolare le nuove, diciamo, l'impatto, l'approvazione, il recepimento della nuova direttiva europea in tema di utilizzo dell'informazione e dei dati aperti. E cercheremo in questo percorso, tra questo e i prossimi tre webinar, di valutare, capire un po' gli impatti diciamo, di questa nuova normativa, soprattutto lato pubbliche amministrazioni. E cercheremo appunto di capire come si va ad integrare con la normativa preesistente e con il processo di apertura, in ogni caso, delle informazioni del settore pubblico, e anche in relazione soprattutto ai dati territoriali e quindi alle infrastrutture territoriali. Vi dicevo, il ciclo si articola in quattro appuntamenti. Il primo, quello di oggi, vuole essere una panoramica generale sulle nuove indicazioni provenienti dalla direttiva. Seguiremo poi il 16 dicembre, affronteremo il tema dell'interoperabilità dei dati geospaziali e quindi l'impatto che la nuova direttiva ha sulle specifiche geotopografiche, sulle banche dati tematiche della pubblica amministrazione. Proseguiremo poi all'inizio di gennaio sulle infrastrutture dati territoriali e regionali, quindi quelle territoriali, e invece il 27 gennaio, quindi al termine del ciclo, non abbiamo ancora definito un titolo definitivo, ma vorremmo in qualche modo fare un approfondimento sulle novità dei dati dinamici e dei dati ad elevato valore, e quindi vedere un pochettino un approfondimento su questa tematica. Oggi abbiamo un'agenda piuttosto ricca, quindi io non mi dilungo in ulteriori, diciamo, in ulteriori commenti. Iniziamo con Gabriele Ciasullo dell'agenzia, che ci rappresenta un po' una panoramica generale sulla nuova direttiva. Passeremo poi a Morena Aragone della Regione Puglia, che ci farà un focus sugli aspetti più tipici della trasparenza. Andremo poi con Monica Palmirani ad affrontare la problematica, appunto, alla luce della nuova direttiva e le problematiche di privacy. E poi vedremo un caso concreto di rilascio di dati in formato aperto sulla qualità dell'aria, un progetto dell'Università di Modena e Reggio Emilia con Laura Pop. Benissimo, non mi dilungo altro, non mi dilungo oltre, lascio la parola a Gabriele per l'introduzione e una panoramica generale sul tema. Ricordo a tutti che le slide e la registrazione del webinar saranno disponibili al termine della mattinata, probabilmente, insomma, realisticamente nel primo pomeriggio, una volta caricato il materiale, sarà disponibile sulla pagina Eventi PA di Formez, dove ognuno di voi si è registrato. E riceverete poi, ovviamente, al termine del webinar, nelle prossime ore, anche l'attestato di partecipazione al webinar. Bene, grazie. Grazie a tutti per la partecipazione e invito tutti i relatori a rispettare il tempo, perché la carne al fuoco è tanta, quindi
Sicuramente diciamo, i temi di discussione sono molti Grazie ampi, Ugo, quindi buongiorno a tutti, avremo molto da grazie per la parlare. partecipazione. Grazie Gabriele, a te la parola. Poi Dimmi Ugo. Ah, disattivo ecco. la mia Grazie. webcam. Dicevo buongiorno a No, tutti prego, e disattivo la webcam. A te la questo parola. nuovo appuntamento concentrato un po' sulla direttiva sui dati aperti, insomma, sostanzialmente. Andiamo a vedere le principali novità. Fermo restando che poi saranno necessari, come ben sapete, la norma è stata recepita nel nostro ordinamento con un decreto legislativo pubblicato qualche giorno fa, che entrerà in vigore, diciamo, tra qualche settimana, mi sembra il 14 e 15 dicembre. Entriamo subito nel tema, volevo naturalmente ricordare come nasce un po' questa direttiva del Public Sector Information, sostanzialmente. È una delle azioni previste nel pilastro del Digital Single Market all'interno dell'Agenda Digitale Europea, che parte dal presupposto che i dati costituiscono un patrimonio della pubblica amministrazione, un patrimonio che appunto può essere reso disponibile agli altri per il riutilizzo, con l'obiettivo di creare le condizioni favorire lo sviluppo economico, quindi migliorare i dati economici, migliorare l'occupazione. Nasceva in questo ambito all'inizio degli anni 2000, la direttiva poi è stata modificata nel 2013 con un'idea di grande apertura verso la disponibilità dei dati per il riutilizzo e arriviamo poi naturalmente a questa ultima versione dove c'è stata una rifusione totale della normativa europea in un nuovo provvedimento, appunto la direttiva 2019, numero 1024, recepita appunto, come dicevamo prima, con questo decreto legislativo che entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo, quindi tra qualche settimana. Il principio generale della direttiva sul riutilizzo non è stato modificato, cioè quindi la direttiva ci ricorda che gli stati provvedono affinché i documenti siano riutilizzabili a fini commerciali o non commerciali, e naturalmente anche nella norma di ricepimento c'è l'accento su questo aspetto, all'inizio, diciamo nell'articolo 1, c'è un accento su questo principio di carattere generale che in effetti non è stato modificato con la nuova normativa. Invece un significativo cambiamento riguarda l'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione della parte della norma, ovvero oltre alle pubbliche amministrazioni e agli organismi di diritto pubblico, sono coinvolte nell'applicazione di questa normativa le imprese pubbliche attive nei settori, quando c'è tutta una sfilza di indicazioni, ma comunque diciamo sono le imprese pubbliche che sono coinvolte nei settori dell'energia, del gas, dell'elettricità, dei trasporti, che agiscono appunto in qualità di operatori di servizio pubblico, che agiscono in qualità di vettori aerei o in qualità di armatori comunitari, quindi ci sono delle indicazioni molto ben strutturale da questo punto di vista della normativa, e le imprese private di trasporto che sono soggette a obblighi di servizio pubblico. Quindi anche ci abbiamo come dire, tutto ciò che abbraccia sostanzialmente l'attività pubblica, tra virgolette, ovvero l'attività che viene attraverso cui si rendono servizi ai cittadini e alle imprese, ai professionisti, diciamo in qualche modo sono coinvolte nell'applicazione di questa direttiva. Analogamente c'è stata un'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione della norma e in effetti sono stati inclusi i dati della ricerca, naturalmente qua si è stata fatta attenzione nel rispetto appunto della disciplina sulla protezione dei dati personali, ove applicabile, nel rispetto della disciplina sugli interessi commerciali, di proprietà intellettuale, di proprietà industriale. Quindi insomma diciamo si è voluto mantenere appunto insomma una corrispondenza del valore normativo di norme che in qualche modo poi vengono richiamate successivamente, che vengono salvaguardate dall'applicazione della normativa sui dati aperti. Cosa diciamo cosa importante per quanto riguarda i dati della ricerca, si fa riferimento naturalmente alla ricerca finanziata con fondi pubblici e quando gli stessi risultati siano resi pubblici attraverso l'archiviazione, attraverso appunto una modalità di pubblicazione da parte dei ricercatori che svolgono attività in questo senso.
Nell'ambito delle definizioni abbiamo, diciamo, qua voglio ricordare che innanzitutto la definizione di dati di tipo aperto, perché molto spesso si fa, diciamo, si va su, si vedono sul web delle definizioni che in qualche modo non corrispondono a ciò che invece la norma prevede, e qua si richiama, ed è bene ricordare, richiamare l'articolo del CAD che appunto definisce i dati di tipo aperto. Poi ci sono alcuni concetti nuovi che vengono introdotti in questa norma, come anonimizzazione, la definizione di dati della ricerca, le serie di dati di elevato valore, i dati dinamici, il concetto di riutilizzo che invece è stato pienamente confermato, e lo scambio tra amministrazioni, è bene ricordare che non costituisce riutilizzo, quindi non è ma, diciamo, entriamo in un campo in un altro campo di condivisione di dati tra pubblica amministrazione per finalità istituzionali. Poi c'è la definizione delle API, e c'è la definizione dell'utile e ragionevole degli investimenti, che è un qualche cosa che ha a che fare poi con i principi della tariffazione. C'è insomma, una più ampia e dettagliata indicazione di documenti esclusi dall'applicazione della norma. Questa è una cosa, insomma, abbastanza significativa, perché l'evoluzione di questa tematica nel corso di questi anni ha fatto sì di puntare l'attenzione su alcuni aspetti che magari probabilmente prima non erano stati magari così attenzionati da parte del legislatore europeo, e quindi anche da parte dei legislatori nazionali. Quindi si è voluto in qualche modo, in questa ultima versione della normativa, dare una maggiore attenzione a questi aspetti e delimitare, insomma, diciamo, il campo di applicazione. Quindi le esclusioni sono state in qualche modo individuate con una maggiore attenzione, con un maggiore elemento di dettaglio. E quindi, insomma, quali ho riportati, ne stavamo discutendo, insomma, un po' prima tra di noi su quelle che sono queste esclusioni, ma questo poi, diciamo, nel corso di questa giornata ci saranno anche interventi più, diciamo, più di dettaglio su questi aspetti, o su alcuni di questi aspetti. Sono confermate invece le norme di salvaguardia, ovvero appunto la disciplina dei dati personali, del diritto di autore, come dicevamo prima, la tutela della proprietà intellettuale, la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi e le disposizioni in materia di proprietà industriale. Questi, diciamo, erano già presenti nella vecchia normativa e sono stati in qualche modo confermati. C'è un cambio significativo, forse un po' più complesso rispetto a prima, per quanto riguarda la gestione delle richieste di riutilizzo da parte degli stakeholders interessati. Le amministrazioni hanno 30 giorni, che possono essere estesi di altri 20 nel caso di situazioni complesse, o nel caso di un numero elevato di richieste, dopo questo termine, appunto, l'amministrazione può procedere all'accoglimento della richiesta o a un diniego motivato, contro il quale è possibile esperire un processo amministrativo, ovvero la tutela prevista da alcune norme della legge 241 del 90. E su questo aspetto c'è stato un cambio radicale rispetto a prima, laddove invece prima era previsto che fosse la stessa amministrazione a indicare a quale autorità poteva essere fatto, diciamo, ricorso. Per quanto riguarda la parte delle imprese pubbliche, loro in autonomia definiscono le modalità di riutilizzo dei dati secondo i rispettivi ordinamenti, ma questo, insomma, è un dettaglio che poi potrà essere esplorato maggiormente nell'esame della norma. Alcune indicazioni sui formati disponibili, che chiaramente i documenti sono disponibili, ove possibile, insieme ai rispettivi metadati in formato aperto e leggibile meccanicamente, nel rispetto delle regole tecniche che AGID dovrà poi, diciamo, predisporre, nei prossimi mesi. Le amministrazioni non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne nuovi per soddisfare le richieste, né l'obbligo di estrarre documenti, parti di documenti, se ciò comporta un'attività sproporzionata rispetto all'obiettivo, naturalmente, e non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. C'è poi, diciamo, una
attenzione particolare sui dati dinamici che sarà poi oggetto degli interventi successivi, che vengono resi disponibili mediante API adeguate, ove possibile come downloading blocco. Poi ci sono alcune situazioni, diciamo, di tutela, laddove non ci siano le risorse finanziarie e tecniche per, diciamo, per dare corso a questa norma, e, diciamo, quindi è possibile attuare questo tipo di principio con delle restrizioni momentanee. Un'altra novità particolarmente significativa sono le serie di dati di elevato valore, di cui insomma se ne parla da tanto tempo, ma che al di là delle categorie tematiche elencate nell'allegata alla direttiva, che chiaramente è parte integrante della norma di recepimento, voglio ricordare che alla Commissione è stato conferito il potere di adottare degli atti esecutivi, degli atti delegati in un procedimento che si chiama procedimento di comitologia, procedimento di comitato, sostanzialmente attraverso la quale la Commissione deve stabilire questo, deve de individuare e definire queste serie di dati di elevato valore, prendendo all'interno di queste categorie, di queste macrocategorie individuate dalla direttiva. Naturalmente la Commissione potrà anche individuare ulteriori macrocategorie, ma in ogni caso questa attività di individuazione di ulteriori macrocategorie e di definizione dei dataset di elevato valore non è stata ancora portata a termine, quindi al momento ancora non è non c'è un'indicazione specifica al riguardo. Indicazione sulle serie di dati di elevato valore è che sono resi disponibili gratuitamente, ma non in tutti i casi. Questa norma di rendere disponibile gratuitamente non si applica alle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza, non si applica alle biblioteche, ai musei, agli archivi, non si applica alle amministrazioni che devono generare utili per coprire parte sostanziale dei costi inerenti allo svolgimento dei propri compiti istituzionali. C'è poi una attenzione particolare per quanto riguarda i dati che in qualche modo sono oggetto di attenzione da parte della direttiva INSPIRE, e c'è, diciamo, una chiara indicazione sul fatto che quei dati vengano gestiti dal punto di vista tecnico sulla base delle regole tecniche previste dalla direttiva Inspire stessa, e quindi la necessità di un coordinamento specifico tra le varie policy sui dati. E quindi l'informazione territoriale segue le regole di implementazione della direttiva Inspire per quanto riguarda l'armonizzazione dei dati, i servizi di accesso, i modelli di interoperabilità, l'obbligo e le modalità di condivisione dei dati tra amministrazioni e la metadatazione, mentre restano invece nell'ambito della direttiva sui dati di tipo aperto le condizioni per il riutilizzo dei dati da parte di terzi, quindi licensing, la tariffazione. Questa impostazione, che adesso è confermata con la direttiva e con la norma di recepimento, sostanzialmente l'avevamo già in qualche modo evidenziata nel piano triennale, sia in questo attuale sia in quello precedente. Avevamo già messo in evidenza questo aspetto. Questo aspetto poi è anche confermato dal coordinamento tra le varie politiche sui metadati. C'è una norma specifica, vedo Ugo, quindi mi chiudo con questa slide. C'è una norma specifica che prevede l'agevolazione della ricerca dei dati di tipo aperto attraverso il catalogo nazionale, fermo restando che l'utilizzo del catalogo nazionale dei dati gestito dall'Agenzia Digitale come punto di accesso unico, ad eccezione dei set di dati territoriali che sono disponibili anche nel repertorio nazionale dei dati territoriali. E qua, diciamo, richiamo un po' ciò che l'agenzia ha già applicato attraverso l'implementazione dello standard GeoDKTP, e quindi i dati geografici aperti sono disponibili in entrambi i cataloghi senza, diciamo, particolari attività da parte delle amministrazioni, se non quella di documentare i dati geografici come previsto nel catalogo dei dati geografici. Se sono di tipo aperto, verranno automaticamente resi disponibili anche nel catalogo di dati di tipo aperto. Penso di aver finito. Questa la saltiamo e vado alla fine ringraziando, visto che il mio tempo è finito, non voglio rubare altro spazio. Vai Ugo, procedi. Grazie a te. Grazie Gabriele, grazie di questa introduzione, di questa panoramica che ci ha dato un po' il quadro complessivo delle, diciamo, delle verticalizzazioni su cui
È importante andare come dire, a fare un focus. E su questo è interessante il punto di vista strettamente giuridico di Morena Aragone, che può darci un punto di vista rispetto al tema trasparenza, no? Sappiamo tutti che, insomma, in questi anni si è dibattuto appunto del concetto dati aperti per la trasparenza o per politiche, no? Di sviluppo e di apertura delle amministrazioni. E anche, diciamo, una normativa a volte conflittuale su questo, no? Allora, quanto e come poi questa direttiva proverà, no, a chiarire alle amministrazioni, no, gli ambiti operativi e appunto l'applicazione di questa nuova disciplina. Cerchiamo di capirne di più con Morena. Grazie Morena, a te la parola, una trentina di minuti. Ah, scusate, ricordo a tutti che per ottimizzare i tempi potete anche fare delle domande, ovviamente, cercheremo in chiusura del webinar di rispondere alle domande, diciamo, più importanti e più rilevanti su questo tema. Mettete pure in chat le vostre domande e poi cercheremo in chiusura di rispondere a tutti quanti. Grazie Morena, a te la parola. Ugo, grazie a te, ovviamente sia per l'invito che per la presentazione. E, il tema sì, è assolutamente fondamentale, nonché anche, direi purtroppo, a volte di stretta attualità, perché di trasparenza con riferimento ai dati aperti, in realtà parliamo da numerosi anni, come vedremo poi in questo brevissimo excursus di oggi, che spero, insomma, possa aiutarci più che altro, non tanto a chiarire, ma a riflettere su, una serie di temi che vorrevo evidenziarvi. Allora, innanzitutto io parto dal titolo della direttiva, perché in realtà il cambiamento terminologico ci aiuta già ad inquadrare il tema in una direzione specifica, che vedremo poi sarà confermata dal testo della direttiva. C'è un cambiamento proprio di prospettiva, nel senso che si passa dal solo riutilizzo del patrimonio informativo pubblico e a quel solo, metteteci tutte le virgolette del mondo, perché ovviamente nasconde una serie di impegni, una serie di proiezioni future, sia per quanto riguarda gli adempimenti pratici e concreti, sia per quanto riguarda poi la previsione che ne è fatta all'interno delle norme, quindi tecnica e giuridica contemporaneamente. Ma l'inserimento della valorizzazione, dell'apertura dei dati ci dice anche molto, non soltanto di quello che è successo in questi anni, ma della direzione che l'Unione Europea ha deciso praticamente di prendere. E questa direzione aiuta anche a costruire la prospettiva operativa. Quindi vediamo insieme brevemente nel contenuto della direttiva del 2019-2024 che cosa troviamo a livello di trasparenza, quindi come concetto di trasparenza. Io ho fatto come prima indagine una semplice ricognizione empirica. Ho preso il testo della direttiva e ho voluto vedere il tema trasparenza, anzi meglio, la parola trasparenza barra trasparente, quante volte ricorre nel testo e come viene utilizzata. Il numero delle ricorrenze è di 11 ed è un numero superiore a quanto previsto nella prima direttiva PSI, quella del 2003, e nella seconda direttiva, la riforma del 2013. E a questo punto, prima di vedere come è utilizzata, una domanda ce la dobbiamo fare, perché è poi la domanda che è alla base di tutto il ragionamento sulla trasparenza in relazione ai dati aperti. La trasparenza è utilizzata all'interno della direttiva in funzione dell'accountability pubblica, quindi in funzione del principio di responsabilizzazione del soggetto pubblico nei confronti della popolazione di riferimento, oppure è usata in funzione della garanzia di una trasparenza dei dati funzionale al riutilizzo dei dati, quindi da un certo punto di vista, nello stesso tempo, prerequisito e prodotto. Ed è quindi un ragionamento che può portarci in una direzione specifica. Allora, partiamo dai considerando. Io personalmente sono molto affezionata, passatemi l'espressione, ai considerando sia dei regolamenti che delle direttive, perché al di là poi del contenuto dell'articolato normativo ci permettono di comprendere meglio qual è il contesto di riferimento. Allora,
Non è un caso che all'interno dei considerando la parola trasparenza, il concetto di trasparenza ricorra molto frequentemente. Il considerando 16 non è il primo che presenta il riferimento alla trasparenza, ma è il primo che vi porto, perché così proviamo a seguire proprio un percorso per arrivare ad un punto che vedremo insieme a breve. Allora, innanzitutto il considerando 16 valorizza il concetto di riutilizzo, quindi la trasparenza in funzione del riutilizzo dei documenti dell'ente pubblico, qualificato esattamente come un valore aggiunto per chi? Per i soggetti che fanno riutilizzo, per gli utenti finali e per la società in generale. Primo punto. Quindi riutilizzo che costituisce un valore aggiunto per questi soggetti e, in aggiunta, quindi in molti casi anche per lo stesso ente pubblico. Quindi passaggio successivo. Il riutilizzo è funzionale, quindi la trasparenza derivante dal riutilizzo è funzionale a costituire un valore ulteriore, quindi valore inteso a livello economico per riutilizzatori, utenti finali e società in generale, ma da questo può derivarne la promozione della trasparenza e della responsabilizzazione, nonché un ritorno informativo che viene fornito anche in questo caso ai riutilizzatori, agli utenti finali e anche al soggetto pubblico che apre le informazioni, apre i dati. Questo ritorno di informazione aiuta tra l'altro il soggetto pubblico a migliorare la qualità dei propri dati e ad adempiere quelli che sono i propri compiti istituzionali. Quindi stiamo già vedendo che la trasparenza è considerata funzionale a. Lo stesso concetto, anche se chiaramente esplicitato in maniera leggermente diversa, ha un collegamento diretto con quelli che sono i compiti del soggetto pubblico, che si richiede siano trasparenti e ovviamente anche soggetti poi a revisione periodica. Questo perché i compiti di servizio pubblico, da cui dipende l'apertura dei dati e di conseguenza la possibilità di riutilizzare quei dati, deve essere nota, conosciuta dai soggetti che poi saranno deputati a utilizzare, riutilizzare e avere chiaramente il beneficio del ritorno dell'utilizzo, dell'apertura di questi dati. Terzo elemento, quindi anche, scusatemi, sono andata indietro. Nel considerando 26, il riferimento alla trasparenza è in questo caso molto specifico e si farà riferimento all'articolo 7 che vedremo dopo. In questo caso il soggetto di riferimento è l'impresa pubblica. Abbiamo detto che uno dei punti, come ha illustrato prima Gabriele, del riferimento alla direttiva è l'estensione anche alle imprese pubbliche della disciplina dell'apertura dei dati, del riutilizzo di questi dati. In questo caso, il considerando 26 evidenzia come la trasparenza sia un elemento ulteriore cui l'impresa pubblica è tenuta chiaramente a rispettare, ma nel momento in cui ha identificato quelli che sono i compiti, tra virgolette, di servizio pubblico che comportano l'apertura dei dati e di conseguenza il riutilizzo di quei dati stessi. Ultimo riferimento al considerando della prima parte della panoramica, il considerando 36, il quale menziona la trasparenza con riferimento ai criteri di definizione degli eventuali corrispettivi economici. Come Gabriele prima ha sottolineato, in linea di massima, io normalmente dico che tendenzialmente i dati aperti, come previsti dalla disciplina di riferimento, sono gratuiti. Ci sono chiaramente delle eccezioni. Queste eccezioni che sono portate dalla disciplina che oggi stiamo esaminando prevedono che i principi di tariffazione, quindi quando si ricada nell'idea dell'eccezione, i criteri di riferimento devono essere necessariamente oggettivi, trasparenti e verificabili. Quindi la trasparenza è collegata in questo caso, e penso che la terminologia ci sia anche abbastanza familiare perché la troviamo più volte anche in altri testi normativi, a cui ora faremo anche riferimento. La trasparenza diventa un modo per comunicare ai riutilizzatori, agli utenti finali e alla società in generale, considerando 16, quelli che sono i criteri di scelta nell'apertura delle informazioni, in questo caso nel principio di tariffazione collegato all'apertura di quelle informazioni. Passando all'articolato vero e proprio,
Alcuni articoli riproducono, come sempre succede, il contenuto del considerando. Altri articoli aggiungono degli elementi ulteriori. Allora, il primo elemento ulteriore è quello previsto dall'articolo 12, che ai commi 2, 3 e 4 prevede, gli accordi di esclusiva e prevede la trasparenza negli accordi di esclusiva, cioè prevede che gli accordi di esclusiva si basino su principi trasparenti, quindi anche in questo caso la trasparenza intesa come possibilità di conoscere da parte dei riutilizzatori, degli utenti finali e della società in generale quelli che sono gli elementi alla base di quella determinata scelta. Ma abbiamo poi un articolo, che è l'articolo 7, che è rubricato trasparenza. Sembrerebbe in realtà un passo ulteriore. In realtà l'articolo 7 sulla trasparenza era un articolo già presente nella precedente revisione della PSI effettuata con la direttiva 37 del 2013, ma anche in questo caso, come vedete dai tre spunti che ho indicato nella slide, la trasparenza si riferisce ad una trasparenza di natura informativa, quindi nell'applicazione delle tariffe, l'abbiamo già detto, abbiamo già accennato nei considerando, nella determinazione dei criteri di calcolo per l'applicazione di queste tariffe e ancora nella previsione di mezzi di impugnazione che il soggetto può, l'utilizzatore, la società in generale o comunque l'utente finale può utilizzare per comprendere esattamente la portata del principio di apertura e poter in questo caso eventualmente utilizzare, ecco, un rimedio qualora questo non venga effettuato, quindi i dati non vengano aperti. Ora, tutto questo primo, diciamo, percorso per arrivare a un altro punto che per noi è molto importante, ossia: visto che finora abbiamo parlato di trasparenza come sostanzialmente ritorno di informazione, quindi come apertura all'esterno, io vorrei farvi notare, perché questa cosa, tra l'altro, torna spesso nei testi normativi degli ultimi periodi, come il riferimento alla motivazione sottesa all'utilizzo proprio di questa forma espressiva, di questa modalità espressiva che ritorna nei vari testi, da un certo punto di vista è contenuto nella lettura di questo considerando 13, che menziona esplicitamente la realizzazione del mercato interno. Allora, Gabriele prima ha menzionato il Digital Single Market, che è la realizzazione appunto di questo mercato unico interno digitale che si sta cercando di configurare tramite una serie di previsioni, anche di testi normativi, che fungono un po' da quadro di riferimento, da cornice di riferimento. Non sono, diciamo, molto sicura del fatto che questo sia l'unico passaggio fondamentale, ma a mio avviso è il punto di riferimento che dobbiamo tenere presente nel momento in cui possiamo provare ad approcciarci a questi testi. La creazione del Digital Single Market è la chiave di lettura anche di questa disciplina. Perché solo inquadrando testi coevi, più o meno dello stesso periodo, e confrontandoli tra loro, che è un po' quello che cerchiamo di fare anche in questa sede, possiamo più facilmente comprendere quella che è il quadro, il disegno che c'è dietro questa disciplina. E allora, scusatemi, intanto stanno cambiando le slide, probabilmente c'è qualche problema di visualizzazione. Vediamo se. Scusateci, intanto c'è. Sì, c'è un problema di visualizzazione. Vediamo se qualcuno. No. Purtroppo credo che. Sì, Sì, Morena, Ugo, puoi intervenire così eventualmente. Dalla regia ci dicono che c'è un problema di visualizzazione. esatto, dalla regia Ok. ci dicono e stanno intervenendo, Se quindi posso intervenire io adesso in qualche non so modo, mi se dite tu. voi eventualmente, se c'è qualche cosa che devo fare. Io vado avanti comunque con
diciamo, il Sì, procedi racconto, pure, perfetto. direi. Allora, dicevo, Poi adesso, appena riusciamo, le allora, ripristiniamo correttamente. faccio, figurati, Grazie. grazie a te. Allora, intanto scusatemi che ovviamente io ero leggermente un attimo distratta proprio da questa visualizzazione strana, come mi hanno confermato poi i colleghi. Allora, la creazione del mercato unico digitale, dicevo, è la chiave di lettura, perché la previsione di tutti questi testi nuovi, di queste nuove discipline, con un unico disegno, un'unica regia generale, permette anche poi di inquadrare il preciso compito che a questa direttiva viene assegnato. Allora, il considerando 13, quello che stavamo leggendo prima, nonché il successivo, l'8 e il 9, che ora vedremo, ci permettono di dare una prima risposta alla domanda iniziale. Stiamo parlando di trasparenza per l'accountability o stiamo parlando di trasparenza in funzione dell'apertura del dato, quindi conseguente eventualmente anche il ritorno informativo. Allora, il considerando 13 evidenzia espressamente che la realizzazione del mercato unico digitale consente di porre delle condizioni propizie per quella che è la realizzazione di servizi e prodotti all'interno dell'Unione. La realizzazione di questi prodotti e servizi che scopo ha? Quello di portare sviluppo economico, quindi di aiutare il mercato interno dei vari paesi, nonché il mercato unico dell'Unione, salvaguardando e creando posti di lavoro di valore, considerando esplicitamente parla di posti di lavoro di qualità, ma ovviamente il focus, come vedete, è tutto spostato lato sviluppo economico. Questo punto è ripreso, detto in altro modo, ma ripreso comunque anche dal considerando 8, che prevede, diciamo che menziona meglio espressamente l'utilizzo e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico proprio per individuare nuovi modelli di sviluppo, nuovi prodotti da realizzare, nuovi servizi. E tutto questo si pone ovviamente nell'ambito di un contesto, di un modello più grande che diciamo da più anni conosciamo anche come modello di governo aperto, open government. Perché facciamo riferimento al modello di governo aperto? Perché nel momento in cui ragioniamo sulla trasparenza finalizzata all'apertura dell'informazione e quindi apertura finalizzata a sua volta a consentire il riutilizzo del dato per lo sviluppo economico e quindi per produrre nuovi servizi, per produrre nuovi prodotti, per porre le basi, mi allargo, di una società nuova. Allora dobbiamo anche comprendere proprio la differenza di impostazione che si viene così a creare tra la trasparenza finalizzata esclusivamente alla responsabilizzazione del soggetto, che potremmo definire un effetto indiretto dell'apertura dei dati, e la trasparenza invece finalizzata a porre le condizioni corrette per il riutilizzo. In quel concetto di dato trasparente, che ho quindi inserito anche come titolo dell'intervento, possiamo tranquillamente ricomprendere una serie di elementi che ci riportano anche alla qualità del dato. Il dato è trasparente se è metodologicamente formato, in maniera metodologicamente corretta, formato o raccolto. E il dato è trasparente se è reso all'esterno in maniera chiara. E se il soggetto ha la possibilità di appunto conoscere questa metodologia e soprattutto conoscere i criteri di riferimento, quindi sia nella formazione sia nella comunicazione, perché nel momento in cui si parla di trasparenza, ovviamente anche la fase di comunicazione ha una chiave di lettura, costituisce una chiave di lettura fondamentale. Tra l'altro, la direttiva si sbilancia molto lato economico, lato sviluppo economico, in quanto evidenzia non solo come l'apertura dell'informazione e il riutilizzo dell'informazione pubblica possa migliorare lo sviluppo economico, perché stiamo parlando anche sempre in questo caso di apertura complessiva che comporta apertura dei dati, ma comporta anche apertura dei servizi, comporta anche apertura degli applicativi. Quindi stiamo parlando di un contesto, come dicevo prima, di riferimento molto più complesso, molto più articolato, di cui tutti
Tutti questi tasselli normativi costituiscono un pezzetto del quadro generale. Non è nemmeno un caso che all'interno di questa direttiva le parole utilizzate per definire la trasparenza siano molto simili, cioè ricordino molto, l'articolo 12 del GDPR, del regolamento che conosciamo tutti, il 679 del 2016, sulla protezione dei dati personali e la loro circolazione. Il riferimento in questo caso alla trasparenza in funzione proprio di apertura nei confronti dell'utente, del riutilizzatore, rende l'idea dell'armonizzazione di questo quadro normativo. Quindi su questa cosa poi sicuramente tornerà la collega Monica Balmirani più tardi, ma il riferimento, quindi la circolarizzazione di questa informazione, ma soprattutto la circolarizzazione della terminologia utilizzata, per me è una chiave di lettura estremamente importante. Vi volevo anche evidenziare che molto simile è il contenuto, quindi il riferimento alla trasparenza, contenuto per esempio nella proposta di regolamento del novembre 2020 col cosiddetto Data Governance Act, che segue la strategia sui dati, la strategia europea sui dati, ma che inserisce all'interno un ulteriore elemento che va proprio nella direzione che abbiamo indicato, ossia la fiducia, il trust, il ritorno di informazione, l'apertura dell'informazione pubblica costituisce un requisito ulteriore per conquistare, garantire la fiducia da parte del soggetto esterno, riutilizzatore, utente finale e società in generale. Vi aggiungo però che in realtà questo cortocircuito, questa antinomia che si viene a creare tra trasparenza in funzione di accountability e trasparenza in funzione di apertura del dato, non è un elemento nuovo, perché purtroppo questo appunto apparente cortocircuito, parziale cortocircuito, risale alla notte dei tempi, parte se vogliamo addirittura dalla 241 del 90, che è ancora a oggi alla base del procedimento amministrativo. Passa attraverso il decreto legislativo 150 del 2009 in funzione di anticorruzione, ma ancora ne diciamo, risente ulteriormente di quelle che sono le disposizioni in tema proprio di anticorruzione poste dalla legge 190 del 2012 e successivamente dal decreto 33 2013, che nasce proprio in attuazione della delega contenuta nella legge 190. Perché facciamo questo riferimento? Perché in realtà la maggior parte delle amministrazioni pensano che fare open data, quindi aprire i dati, sia aprirli e inserirli all'amministrazione trasparente. Quindi popolare la sezione amministrazione trasparente si spera nel rispetto dei principi di apertura che, tra l'altro, all'interno del decreto 33 2013 sono due capisaldi fondamentali e sono l'articolo 6 sulla qualità del dato, che prevede una serie di obblighi atti a garantire la qualità del dato, che a leggerli oggi, anzi a leggerli ancora oggi, paiono in alcuni casi quasi futuristici, perché qui parliamo veramente di una serie di requisiti, una serie di criteri che dovrebbero anche, a mio avviso, poi permeare proprio il dato, la valorizzazione del dato, anche quando il dato non è inserito nella sezione amministrazione trasparente. Ed è di questo che stiamo parlando. Ossia, parliamo di un'attività ulteriore che la pubblica amministrazione è chiamata a fare, che, come Gabriele prima ha detto, comunque anche Ugo l'ha menzionato, può consistere, può costituire meglio un costo per l'amministrazione. Quindi è un adempimento ulteriore che però ha uno scopo preciso, e lo scopo preciso è quello tracciato dalla direttiva, dai suoi considerando, dal suo articolato, ossia garantire lo sviluppo economico. Quindi il quadro di armonizzazione generale a livello europeo va in questa direzione. Il fatto che l'articolo 7 del decreto 33 2013 preveda che la popolazione della sezione amministrazione trasparente vada sotto forma di dati aperti, quindi le informazioni inserite devono essere in formato di dati di tipo aperto, per essere più corretti con la definizione del nostro CAD, ha aiutato sicuramente nella fase iniziale, nella fase embrionale, l'apertura dei dati pubblici. Ma si è arrivati ad un momento storico in cui bisogna fare il classico passo avanti.
E il passo avanti è, dopo una fase di open data collegato all'anticorruzione, come vediamo anche qui, vi faccio vedere la definizione del cosiddetto principio generale di trasparenza anche nel suo mutamento prospettico, che parte dalla definizione iniziale del decreto 33 come una modalità per favorire il controllo sull'operato pubblico e sulla spesa pubblica, e con la riforma successiva del decreto 97 del 2016, che è quello, per intenderci, che ha introdotto il Freedom of Information Act all'interno dell'ordinamento italiano, in realtà si espande, si evolve in una direzione leggermente diversa, cioè quella della tutela dei cittadini, quella della promozione della partecipazione e poi le forme di controllo. Ma in nessun punto del decreto 33, così come riformato, si parla di sviluppo economico, perché la visione prospettica di questa trasparenza in realtà è finalizzata ad altro. Torno, abbiamo finalmente le slide, integre, così come le stavamo guardando, per chiudere un po' insieme il discorso. Tornando, simbolicamente al punto di partenza, ossia la domanda iniziale. L'antinomia sicuramente esiste, terminologicamente parlando no, ma normativamente parlando sì. Ossia, stiamo parlando di funzioni diverse, di obiettivi diversi che le amministrazioni dovrebbero poter realizzare. Tenendo presente sempre il contesto di riferimento, come dicevo prima, per cui fondamentale resta la lettura dei considerando e non perdendo di vista l'insieme per cui questi testi normativi vengono adottati, entrano in vigore e necessitano di azioni concrete. Allora, ragionando anche in questo caso in prospettiva evolutiva su quello che sta accadendo e accadrà nei prossimi anni nelle amministrazioni. Qual è la motivazione sottesa alla necessità di mantenere l'apertura dei dati e di aprire sempre più dati al di là di quello che può essere un obbligo normativo? Ossia, perché farlo? Qual è la motivazione alla base? Come spesso succede, io nei miei interventi sottolineo il concetto di cultura del dato. La cultura del dato è fondamentale perché se non partiamo, prima leggevo anche alcune domande, alcune osservazioni che passavano in chat, che in realtà fanno perno sul concetto di cultura del dato, perché laddove parliamo di sensibilizzazione politica, ancora a distanza di 10 anni e più dall'introduzione dei dati aperti nel nostro paese, in realtà parliamo della necessità di far comprendere a livello politico, a livello amministrativo e alla popolazione tutta l'importanza di questa apertura. Quindi sviluppo economico prodotto dall'apertura dei dati, ma dobbiamo anche portare degli esempi, quindi far vedere come questo sviluppo economico si produce. E allora abbiamo degli elementi che in questo momento possono aiutarci. Sicuramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che prevede quasi il 30% di risorse sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione e quindi anche, a mio avviso, è di necessità, per l'apertura dei dati del patrimonio informativo pubblico. Richiamati anche all'interno del piano triennale di AGID, perché abbiamo delle azioni specifiche, io vado a memoria, se non ricordo male, la 2.1.b richiama poi espressamente proprio l'apertura dei dati come prevista dalla direttiva 1024. La direttiva 1024 poi è richiamata anche espressamente all'interno di uno dei regolamenti della programmazione 2127, se non sbaglio il 1060 del 2021, che riguarda proprio i principi comuni, con l'apertura in formato aperto ai sensi della direttiva 1024 di una serie di informazioni sui singoli e specifici progetti. E poi, sempre in direzione della cultura del dato e anche di quello che noi chiamiamo le decisioni data driven, l'apertura dei dati ci permette di capire come funzionano le cose, quindi perché funzionano per replicarle e perché non funzionano per correggerle. Quindi, alla fine, dati per le persone, ma anche per la possibilità di farli lavorare da software, quindi dalle macchine, ma con un ritorno informativo che è sempre a beneficio della collettività, riutilizzatori, utenti finali e alla fine della società in generale. Io avrei finito.
E se Ugo vuole inserirsi, spero di essere stata Sì, nei grazie. tempi. Grazie a voi, Sì, assolutamente, nonostante la grazie. Grazie difficoltà con le Morena. slide. Grazie a voi. Sì, no, ma abbiamo risolto, c'era un problema di sincronizzazione della visualizzazione tra appunto relatore e poi invece gestione da qui da remoto. Ok, perfetto, grazie. Non mi perdo in altre chiacchiere e insomma le integrazioni tra le varie normative, no? Adesso insomma, ovviamente complicano molto, diciamo, l'approccio anche per le amministrazioni. Monica, lascio la parola a te. Vedo che sono state precaricate delle altre slide e chiederei alla regia invece di avviare le slide della professoressa Palmirani che ci parla di, appunto, diciamo, dei risvolti in termini di privacy diciamo, di questa nuova normativa. Monica, a te la parola, Grazie mille prego. Ugo, grazie anche ai relatori precedenti che hanno aperto un po' alcuni spunti che ora andiamo a approfondire. Intanto benvenute tutte e tutti. Uno dei temi ovviamente che ci tocca molto da vicino è conciliare il senso di apertura e di trasparenza con il rispetto dei diritti fondamentali in tema di dati personali e soprattutto in questa chiave nuova che Morena Aragone ha ben dettagliato della Commissione europea, dell'impianto europeo che vede sempre più l'utilizzo e il riuso dei dati in una chiave di data sharing. Data sharing è la nuova parola chiave di tutto l'impianto della data strategy della Commissione europea. E quindi in questa chiave andiamo a analizzare anche le novità introdotte dalla direttiva, così come recepite dall'Italia. Intanto facciamo un breve ricapitolo. I dati personali hanno delle limitazioni che sono dettate appunto da un contemperamento. La tutela del dato personale non è una tutela esclusiva e perentoria, ma dobbiamo sempre contemperarla con i principi di proporzionalità, necessità e di minimizzazione dei dati. Questo lo dico perché appunto, come già stato sottolineato, la strategia europea si muove su un binario diverso, non soltanto riutilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni e anche da altri soggetti dei dati pubblici, ma proprio come chiave grimaldello per una nuova economia basata sui dati. Tuttavia, da sempre la normativa che regola gli open data, gli dati aperti, i dati a formato aperto, hanno storicamente e continuano ad averlo a maggior ragione ora con il recepimento di questa nuova direttiva delle limitazioni. Limitazioni e delle esclusività, cioè noi abbiamo dei documenti che sono esclusi dalla disciplina del dato aperto. Dobbiamo sempre chiederci se la titolarità del dato appartiene alla pubblica amministrazione che intende erogarlo, quindi c'è un'analisi anche di competenza di diritto pubblico. Ci sono delle finalità di scopo e quindi dobbiamo chiederci se i dati che stiamo trattando per l'apertura sono nei fini di legge dell'ente che lo sta aprendo. Non bisogna recare pregiudizio a terzi e poi ci sono delle aree riservate al segreto industriale, brevetti, proprietà intellettuale e così via dicendo. Bene. L'articolo 24 della 241 permane come cartina di tornasola di ciò di che si può fare, ciò che non si può fare, ciò che si può aprire, ciò che non si può aprire. Detto ciò, uno di questi pilastri sicuramente è il rispetto della protezione dei dati personali e la normativa corrispondente. Vi ricordo che già nel 2014 il Garante per la protezione dei dati personali ha dato delle interessantissime linee guida proprio in generale sulla pubblicità dei dati, sia non solo in formato aperto, ma anche nei portali e quindi anche in merito all'amministrazione trasparente, giusto per richiamare un attimo la tematica. Tuttavia, nel recepimento di questa nuova direttiva, l'abbiamo sentito nella presentazione di apertura, ci sono delle nuove definizioni e molto interessanti. È la prima volta che il termine viene definito in una definizione canonica, cioè anonimizzazione, neanche il GDPR aveva questa definizione, ma veniva evocata nei considerando o nelle parti normative, ma una vera definizione la troviamo appunto nella direttiva PSI 2, che
viene recepita all'interno del nostro ordinamento. Quindi, da un lato vediamo una spinta verso l'apertura del sharing per alimentare anche un'economia basata sul dato, ma già dalle prime definizioni vediamo che c'è uno stop importante, cioè fare attenzione prima di pubblicare i dati in formato aperto ad anonimizzare. Ci viene incontro questa definizione, come vedete. Dobbiamo fare una procedura che rende anonimi i documenti, oppure che rende anonimi non i documenti, ma i dati personali inclusi in questi documenti. E qui dobbiamo fare riferimento a una nuova definizione di documento che ci viene proprio da questa direttiva e che noi l'abbiamo presa totalmente integrata. Il documento non è più soltanto il documento inteso come un corpus strutturato, ma come vedete anche parte di tale contenuto, e quindi questa definizione risolve una volta per tutte il conflitto fra la definizione del documento classica e la definizione dei dati su cui la comunità open data si è appunto, diciamo, spesa molto appunto nelle riflessioni. Ora, questa definizione documento si intende il documento strutturato in ogni forma, cartacea, elettronica, e qui abbiamo anche l'inclusione di forme multimediali, come appunto visivi, materiali visivi o audiovisivi, ma la cosa interessante è che il dato diventa parte di questa definizione, così che tutte le volte che leggeremo documento dobbiamo leggere in controluce anche tutti i dati che possiamo estrarre da questo documento. Come ci ricordava all'inizio il relatore, qua abbiamo la definizione di dati di tipo aperto ricondotto al CAD, finalmente, così non abbiamo un problema definitorio, e abbiamo delle definizioni molto interessanti, tra cui dati dinamici, soprattutto per alimentare in tempo reale anche le nuove economie basate sull'intelligenza artificiale, quindi dare modo all'Europa di poter sviluppare delle proprie strategie in questo settore. I dati della ricerca che vanno a sposare un altro concetto molto caro alla Commissione europea, cioè Open Science, per poter far sì che tutte le ricerche scientifiche siano accompagnate dai dati per dare buona evidenza, ovviamente, dei risultati. Ma la cosa più importante, come è stato già ricordato, la definizione di serie dei dati a elevato valore. Vi faccio notare che tra i topic da sviluppare c'è l'ambiente, l'economia, i benefici della società, e dopo andremo a vedere quali limiti invece in altri punti del recepimento ci pone la normativa. I dati dinamici cambiano la prospettiva. La direttiva, e quindi il recepimento in Italia della direttiva, punta ad avere degli strumenti non più statici, dei portali catalogo statici degli open data, ma muovere pian pianino, gradualmente, il focus su dati dinamici in tempo reale acquisibili mediante API, cioè strumenti di interfacciamento macchina a macchina senza l'intermediazione umana. Cioè, questi punti, lo dico, sono importanti perché l'intento, ovviamente, nell'internet delle cose e nell'intelligenza artificiale, questi strumenti sono essenziali. Andiamo avanti. Come vi dicevo, l'articolo 3 del decreto legislativo 36, così come attualmente verrà emendato, già includeva una lunga lista di documenti esclusi dall'applicazione di questo decreto. Come vedete, questo H4 è stato introdotto nel 2015 e già si parlava appunto che i documenti che dovevano essere esclusi erano i documenti che contenevano i dati personali. Ma andando avanti, noi vediamo che vi è un'ulteriore introduzione in questo momento dell'esclusione anche dei documenti che trattano informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche. E questa è una novità, perché se è vero che dobbiamo fare attenzione sopra i dati a elevato valore, e fra questi temi c'è ovviamente l'ambito ambientale, in tema appunto anche di trasformazione green e quindi di tutta la tematica relativa, nel contempo si intende mettere in tutela,
tutti i dati relativi alle infrastrutture critiche perché ci sono dei problemi di sicurezza e di cyberattacchi. Quindi dobbiamo fare attenzione che non c'è soltanto la privacy delle persone, cioè dei dati personali, diciamo meglio, ma dobbiamo anche escludere, quando facciamo lo screening dei nostri dati da mettere in formato aperto, anche quelli che possono dare un'informazione legata alle infrastrutture critiche per motivi di sicurezza proprio a livello di beni essenziali, di servizi essenziali. Questo riferimento non è l'articolo 5, c'è un refuso, l'articolo 6, formati disponibili. Allora, anche l'articolo 5 viene emendato fortemente, ma l'articolo 6 era il mio intento e volevo richiamare questo. L'articolo 6, che prima era formato da un solo comma, ora viene emendato e viene composto da molti commi. Questi commi prevedono diverse cose, fra queste vediamo un accento spiccato sopra i dati dinamici che devono essere riutilizzati mediante appunto interfacce informatiche possibilmente. Allora, questo cosa pone a livello di analisi di dati personali? Che se è vero che una volta i dati erano soprattutto open data statici e quindi un'analisi giuridica preventiva poteva bastare, nel momento in cui i dati diventano dinamici, siamo necessariamente obbligati a monitorare in maniera dinamica se questi possono portare nel contesto, nell'aggiornamento delle tecnologie, una reidentificazione, per esempio, delle persone oggetti di questi dati. Quindi occorrerà fare una DPIA e sottoporre a monitoraggio costante, con un'analisi del rischio, questi dati dinamici. Perché oggi li pubblico in un modo, domani, essendo appunto dinamici e in tempo reale, dovrò porre un'attenzione quindi non più statica come prima, ma dinamica. L'articolo 6, vi volevo fare notare, introduce anche due cose non a mio avviso positive. C'è una comma 2 che dice che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di adeguare i documenti o di crearne di nuovi per soddisfare eventuali richieste di pubblicità o di appunto apertura in open data. E questo non è positivo. È vero che non hanno l'obbligo, però scriverlo in questo modo significa proprio non dare vita a quel processo di trasformazione culturale che porta poi alla cura del dato, come ci ha detto Morena Ragone. Il comma 3 ci dice ancora: le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico non hanno l'obbligo di continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Questo significa che diamo, invece che l'accento sull'accountability, un senso di precarietà all'utilizzo e alla pubblicità e alla pubblicazione di questi dati. Questo non è positivo. Parlando delle tipologie dei dati, soprattutto in tema di dati dinamici, dobbiamo ricordare che appunto il GDPR spacca, diciamo, i dati in due grandi categorie, quelli che sono dentro il GDPR e quelli che sono fuori tramite appunto la definizione di appartenenza dei dati personali. Quindi dentro alla disciplina del GDPR rientrano tutti i dati personali. Tuttavia, i dati personali che vengono anonimizzati o che vengono raccolti già in formato anonimo, che sono due cose diverse, escono dalla disciplina del GDPR e diventano oggetto invece di un altro regolamento che è poco conosciuto, il regolamento dei dati non personali, che va a modellare soprattutto i dati aziendali, i dati che non hanno de degli impianti industriali e che quindi non sono assoggettati agli obblighi del GDPR. Tuttavia, vediamo dentro questa disciplina del regolamento dei dati non personali la definizione di dati misti. E sono un problema per i dati dinamici di Open Data, perché necessariamente questi dati, questa è la definizione di dato personale che vi ricordo e vi lascio, ma la cosa più importante appunto è questo dato misto. Qualora i dati non personali si intrecciano indissolubilmente con i dati personali, l'insieme, il groviglio che si forma rientra
dentro alla tutela dei dati personali. Ora, quando noi pubblichiamo gli open data, noi semmai facciamo un'analisi dataset per dataset. Nel momento in cui invece li erogheremo in formato dinamico, probabilmente daremo accesso tramite API a delle banche dati che potranno incrociare di volta in volta i dati e quindi si potranno creare esattamente queste situazioni di dati misti indissolubilmente legati. Andiamo avanti perché appunto il tempo scorre inesorabilmente. Vi lascio questo bellissimo documento della Commissione dove parla proprio dell'integrazione dei dati non personali e personali e del groviglio proprio difficile da districare dei dati misti e della definizione di indissolubilmente legato, che non viene quindi da un mandato normativo ma da questo documento di spiegazione di accompagnamento. Si intende indissolubilmente legato quando è impossibile spacchettare i dati personali e non personali o perché ci sono dei problemi tecnici o perché ci sono problemi organizzativi o perché ci sono problemi economici perché è troppo costoso affrontare la divisione. Allora voi capite che con questa definizione tutto è dato personale, anche i nostri poveri open data che apparentemente sono anonimizzati se poi si mischiano spesso all'interno di data warehouse o a banche dati, oggi forse dopo un'analisi attenta sono anonimizzati, ma non possiamo garantirne ovviamente una analisi per sempre, quindi dovremmo sottoporli proprio a un'analisi dinamica di analisi del rischio e ovviamente della DPIA. Questo è un esempio proprio sui dati sanitari. Questo esempio è stato fatto pre-pandemia ma ha degli elementi inquietanti di predizione perché parla appunto di grande epidemia e dei dati legati all'epidemia che vengono considerati dati misti dentro a questo documento e anche la tipologia che vedete. Abbiamo un'analisi di diverse categorie di dati, dati contribuiti, osservati, del terze parti, inferiti, statistici e alcuni sono palesemente misti anche se statistici. Questo è un altro grande tema che adesso proverò ad affrontare. Ma allora come possiamo fare? Dobbiamo anonimizzarli, ce lo dice proprio la direttiva che pone addirittura una definizione sull'anonimizzazione. Il problema dell'anonimizzazione significa depotenziare il potere informativo, come vedete da questo grafico, più anonimizziamo più il dato diventa meno espressivo e quindi va in conflitto con il grande tema del Raw Data Now che Tim Berners-Lee ci ha consegnato come uno dei pilastri del open data. Ma anche questo documento ci dice invece come anonimizzare, dobbiamo creare le condizioni affinché non siano più individuabili i soggetti anche quando ci sono dati che si incrociano tra di loro, che non ci sia correlazione fra i dati e altri dataset e che tramite banali strumenti di deduzione, quali appunto banali anche algoritmi di intelligenza artificiale, si possa inferire tramite anche dei link che si collegano tra di loro la identificazione della persona. Le tecniche sono definite in quel documento che la Commissione europea, in particolare il Working Party 29 aveva emanato, ve lo consiglio perché ci sono esempi molto puntuali che fanno riferimento a come fare l'anonimizzazione e le due grandi famiglie di tecniche per anonimizzare sono la randomizzazione e la generalizzazione. Attenzione però, per esempio questo è la randomizzazione, uno dei temi è la permutazione, si permutano tra di loro per esempio gli anni di nascita o i giorni di nascita, non tutti ovviamente i dataset possono avere questa permutazione e soprattutto va fatta bene. Come vedete in questo esempio è inutile mettere l'amministratore delegato che ha un reddito di 5.000 euro quando è evidente che si può dedurre il reddito dell'amministratore delegato con una banale analisi. Stessa cosa per l'aggregazione, devo aggregare in un determinato modo senza creare dei side effect che non portano da un lato all'anonimizzare, dall'altro possono esporre addirittura a maggiore deidentificazione.
Il mio tempo è finito, ma vorrei chiedere qualche minuto in più. Questo è un esempio di attacco all'anonimizzazione, si chiama de-anonimizzazione, attacco alla de-anonimizzante, e ci sono una quantità di ricerche su questo tema, soprattutto dall'Asia. E questo è un esempio palese di come il primo in Australia, il database, il fascicolo elettronico anonimizzato dello Stato della Vittoria è stato de-anonimizzato quasi completamente. E viceversa abbiamo una de-anonimizzazione addirittura dei tracciati del DNA anonimo perché l'Università di San Diego è riuscita a risalire ai genomi e a dare un volto alle persone e al DNA. Allora, finisco dicendo che c'è anche un altro tema, quindi uno può dire, ma io uso solo dati statistici. Attenzione che il dato statistico non è automaticamente anonimizzato, ce lo dice il considerando 162, ma ce lo dice ancora di più del GDPR, l'articolo 89. E il dato statistico, se pensate alle vostre statistiche su Amazon, sono statistiche ma non sono anonimizzate. E neanche aggregato è un termine sinonimo di anonimizzato. Quindi, dato statistico ha una buona percentuale di successo di essere aggregato ed è un buon candidato per diventare anonimizzato, ma non sono sinonimi, mi raccomando, perché appunto ce lo dice l'articolo 89 quando ci dice che i dati a finalità statistica devono avere delle contromisure prudenziali, quale la pseudo-anonimizzazione e la minimizzazione dei dati. Se fosse vero che il dato a fini statistici è veramente anonimizzato, non ci sarebbero queste misure. Concludo facendo seguito a quello che ha detto Morena Aragone. Dobbiamo integrare tutto anche nell'ottica della Data Governance Act della Commissione europea, che è spinta verso il riutilizzo commerciale dei dati e non solo commerciale, ma ai fini pubblici. Come vedete, notizia di 2 giorni fa, l'Unione europea ha raggiunto nel trilogo l'accordo tra Consiglio e Commissione e Parlamento per l'approvazione del Data Governance Act. Maggiore libertà di riutilizzo da parte degli enti pubblici dei dati, anche personali, per gli scopi pubblici, quali la sanità, quale il Covid, per esempio, ma anche una nuova forma che si chiama altruismo dei dati, dove i cittadini potranno contribuire verso attori di mercato no profit, questi nuovi attori di intermediazione, i propri dati, i quali garantiranno l'anonimizzazione per rimetterli nel mercato. Quindi si sta muovendo molto il mercato dei dati verso la creazione di enti, tutto da capire di che forma, no profit sicuramente, che incamerano i dati volontariamente dai cittadini, dati personali, li anonimizzano e li rimettono in circolo. Questo ci porta a dire che il recepimento della direttiva si sposa con questa strategia e quindi da un lato ci dice di pubblicare, dall'altro contestualmente ci dice di anonimizzare e, come vi ricordavo, l'articolo 6 dei formati disponibili è un po' inquietante perché è un po' schizofrenico perché ci dice che non le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo comunque di conservare questi dati. Mi taccio. Grazie Monica, siamo un po' lunghi, ma insomma ritenevamo comunque importante la tua conclusione, soprattutto perché ci evidenzia comunque una problematica di impatto verso le amministrazioni, no? Che tutto questo comporterà. Quindi sicuramente avremo modo di ritornarci sopra. Sappiamo quanto per le amministrazioni il tema della gestione del dato, no? Comporta delle problematiche proprio di trattamento, non solo giuridico, ma anche, diciamo, strettamente operativo e tecnico. Ora vediamo un'esperienza dell'Università di Modena e Reggio Emilia con la professoressa Laura Po, che ci racconta l'esperienza di un progetto europeo tra FER di pubblicazione, di rilascio dei dati di traffico e di qualità dell'aria. Prego, professoressa Po, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, in questo mio intervento io vi parlerò della nostra esperienza in questo progetto europeo e il progetto è un progetto cofinanziato dall'Unione Europea all'interno di una call apposita CEF Telecom sugli Open Data. E quindi aveva proprio questo obiettivo di rilasciare dati aperti. Io sono un ingegnere informatico e mi occupo di integrazione e semantica dei dati da 10 anni e sono specializzata nella gestione e integrazione dei dati di sensori e dati modellistici, diciamo dal 2018 circa, quando abbiamo proposto questo progetto che poi è partito nel 2019. Le motivazioni di questo progetto, che adesso vi vado ad illustrare per capire anche i dati che poi ha generato, sono che l'inquinamento atmosferico è una delle prime cause ambientali di morte premature in Europa e l'inquinamento atmosferico è in gran parte determinato anche dall'inquinamento dovuto al traffico urbano, al traffico in generale. In più, io sono di Modena, lavoro all'Università di Modena e Reggio Emilia, come vedete, purtroppo la pianura padana è un esempio negativo di più sforamenti dei limiti imposti a livello europeo, cioè abbiamo diverse giornate rispetto al massimo consentito dall'Europa in cui i nostri livelli di inquinanti sono troppo elevati. E l'inquinamento atmosferico sappiamo bene che ha molti impatti sulla salute, ma anche impatti sulla concentrazione, per esempio, degli adulti e dei bambini. Il progetto che si intitola Understanding Traffic Flow to Improve Quality e ha come acronimo TRAFER, proprio perché combina queste parole traffico e aria, è un progetto che si è concluso ad aprile e aveva importanti obiettivi, quale quello di definire dei metadati per la rappresentazione delle mappe di qualità dell'aria, di pubblicare delle stime in tempo reale dell'inquinamento atmosferico e di sviluppare un servizio per la previsione della qualità dell'aria basato su previsioni meteorologiche e flussi di traffico. E infine, vedete che proprio un punto fondamentale era la pubblicazione di Open Data. Quindi nelle 6 città europee coinvolte in questo progetto si sono andate a pubblicare i dati ottenuti, quindi le mappe della qualità dell'aria urbana, le mappe di previsione di qualità dell'aria e anche i dati dei sensori. E quindi questi sono i numeri del progetto. Unimore era capofila di questo progetto, io sono stata coordinatore del progetto, però erano coinvolti altri 9 partner, quindi sia università che centri di supercomputing, che comuni o regioni sono stati coinvolti, quindi avevamo un team molto variegato di persone che hanno lavorato a questo progetto, diciamo principalmente ingegneri informatici, esperti ambientali e manager della PA. E che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato 50 dispositivi per il monitoraggio della qualità dell'aria, chiamati Air Cube, e all'interno di questi dispositivi c'erano 200 sensori di qualità dell'aria, quindi in totale questo numero di sensori che abbiamo posizionato. Questi sensori andavano a monitorare 4 gas, NO, NO2, CO e O2-3, e dall'altra parte avevamo anche l'utilizzo dei sensori di traffico proprio per monitorare l'andamento del traffico. E siccome abbiamo utilizzato dei modelli di simulazione e quindi modelli che richiedono una elevata potenza computazionale, abbiamo sfruttato le ore di calcolo di 4 centri HPC. Quindi alla fine dei 2 anni avevamo circa 200.000 ore utilizzate. E i dati, gli open data che abbiamo generato, diciamo, si intersecano con quello che è stato discusso stamattina, in particolare spesso sono dati dinamici, sono anche dati della ricerca perché sono stati prodotti dall'università e ci sono sia dati, diciamo, di utilizzo diretto da parte di cittadini, ma anche dati raw, dati utilizzati principalmente per la ricerca, soprattutto per quanto riguarda i dati ambientali. E le, i
i due topic fondamentali del nostro progetto erano il monitoraggio della qualità dell'aria, che viene fatto con sensori low cost e che permette di avere misure in tempo reale, e la previsione della qualità dell'aria, cioè il calcolo della previsione per le prossime due giornate, quindi i livelli di NOx in città per le prossime due giornate. E questo era fortemente correlato anche con lo studio dell'impatto del traffico sulla qualità dell'aria. Quest'ultimo punto ha fatto uso di un urban digital twin, cioè di questo gemello digitale della città. Un gemello digitale che riesce a simulare il traffico e anche la qualità dell'aria nella città, e che si accoppia anche con tecniche di intelligenza artificiale. Adesso ve li mostro questi due punti. Da una parte il monitoraggio, che viene fatto con sensori low cost. Questi sensori permettono di avere delle misure, avendo un costo contenuto, possono essere comprati diversi, svariati. Voi sapete che in genere nelle città abbiamo diverse stazioni ARPA, però per esempio a Modena ne abbiamo soltanto due, una stazione di traffico posta in prossimità di un incrocio e una stazione di fondo posta in un'area verde, che quindi ci dovrebbero dare indicativamente i livelli minimi e massimi di concentrazione degli inquinanti. Ecco, purtroppo non si riescono a mappare, a monitorare tutti i punti, quindi si è scelto di utilizzare dei sensori low cost. Da una parte il costo è contenuto, ma i sensori richiedono delle tecniche di calibrazione, di detection delle anomalie e di data cleaning, e quindi queste sono implementate grazie agli algoritmi di intelligenza artificiale. Una volta i sensori vengono posizionati vicino alle stazioni di qualità dell'area di ARPA, diciamo, imparano a misurare i dati e poi sono pronti per essere spostati, quindi vengono posizionati in diversi punti della città e cominciano a monitorare i livelli di inquinanti. Quindi con tanti punti di monitoraggio io posso costruire una mappa della qualità dell'aria, e questa mappa può essere fatta in real time perché appunto i sensori ci danno un dato ogni 10 minuti. Dall'altra parte i modelli di simulazione sono applicati in cascata. Abbiamo un modello di traffico che fa uso dei dati dei sensori di traffico e della rete stradale. In sostanza i dati forniti dai sensori ci danno una misura puntuale nei diversi punti in cui questi sensori sono posizionati nella nostra città, e il modello di traffico trasforma questa misura in una informazione, se riesco a farla andare, ecco, vabbè, appare per poco, in realtà è un'informazione su tutti gli archi stradali della nostra città. A partire da questi archi stradali io ho le informazioni non solo sul flusso, quanti veicoli circolano in queste strade, ma anche sulle emissioni di questi veicoli, grazie alle informazioni sul parco veicolare. E queste emissioni vanno poi utilizzate in input a un modello di dispersione degli inquinanti, dove utilizzo le previsioni meteorologiche per capire come gli inquinanti si muovono nell'atmosfera. Ovviamente ci sono emissioni dovute anche all'industria, al riscaldamento e ai rifiuti, che posso inserire in questo modello. Questo modello è un modello complicato che richiede appunto grosse risorse di calcolo, e diciamo che ogni giorno mi permette di creare le previsioni meteorologiche delle prossime 48 ore. E quindi queste sono un po' le previsioni che vedo dei livelli di inquinanti. La cosa interessante del digital twin è che creando questo gemello digitale ci permette anche di studiare dei nuovi scenari, cioè possiamo valutare che cosa succede se per esempio applico dei divieti di circolazione ad alcune tipologie di veicoli, oppure modifico la viabilità, e posso valutare l'impatto di questo scenario, questo nuovo scenario di traffico, sulla città, in base alle condizioni meteorologiche medie o standard che posso avere in città. E questo l'abbiamo fatto studiando diversi scenari. Il flusso dati. Abbiamo utilizzato una base di dati Postgres con un'estensione geospaziale e anche un'estensione
trattare le serie di dati temporali. E quindi i dati dei sensori, nel caso di Modena avevamo alcuni sensori forniti dal Comune e dall'EPIDA, che è una società regionale, e anche l'output dei nostri modelli di simulazione, quindi del Digital Twin, vengono memorizzati in questa base di dati. Dopodiché vengono create delle viste e i dati sono esportati su GeoServer in modo da creare delle mappe di previsione e delle mappe in real time di interpolazione della qualità dell'aria, ma anche gli archivi storici e i dati dei sensori in real time. Queste informazioni sono poi esportate verso i portali Open Data, quindi in cascata nel nostro caso si è andato dal portale regionale, nazionale e poi europeo. E l'obiettivo era appunto quello di raggiungere il portale europeo dei dati. Una parte di dati sono anche pubblicati attraverso uno SparkWell Endpoint e i dati che sono esposti in realtà sono visualizzabili anche attraverso delle dashboard. Le dashboard e le mobile app, diciamo, che ci danno una visione più intuitiva, diciamo, dei nostri dati. I dati esposti sono dinamici, parte di questi dati sono dinamici, soprattutto i dati in real time. Per esempio i sensori di traffico ci danno i dati ogni ora del flusso orario per ogni sensore, quindi abbiamo 400 sensori, quindi 400 punti di monitoraggio in città. I sensori di qualità dell'aria ci danno sia i dati di concentrazione di questi inquinanti ogni 10 minuti, sia i dati medi orari. Abbiamo esposto i dati medi orari perché le stazioni di qualità dell'aria di ARPA espongono i dati orari e in modo che fossero confrontabili. E poi anche le mappe di concentrazione vengono visualizzate ogni 10 minuti. E i dati simulati, quindi il frutto dei modelli di simulazione, ci dà le misure di flusso su ogni arco stradale e anche le mappe urbane di concentrazione degli inquinanti delle prossime 48 ore, quindi 48 mappe urbane. Poi abbiamo tutti i dati storici che sono in un qualche modo statici e possono essere interrogati in alcuni casi utilizzando i servizi WMF, WFS di GeoServe o in altri casi anche esportati come CSV, e abbiamo sempre dati di sensori, dati di mappe, dati del traffico e anche questi dati degli scenari ipotetici, cioè sono dati che ci permettono di vedere quale potrebbe essere la situazione di qualità dell'aria urbana nel caso in cui si adeguasse o si modificasse la flotta dei veicoli, per esempio in base al piano PUMS 2030 o al PER 2020. E infine abbiamo i dati della ricerca. I dati della ricerca sono principalmente dati raw prodotti dai sensori, quindi non sono le concentrazioni di inquinanti, ma sono i valori in millivolt misurati dal sensore e i dati di previsione della qualità dell'aria a 48 ore che sono mantenuti anche come archivio storico. Gli sviluppi futuri, cerco di stare nei tempi, sono sicuramente la possibilità di applicare questo framework che si basa su strumenti open source come il modello di traffico e il modello di dispersione degli inquinanti e anche le basi di dati, i DBMS che abbiamo visto, e in più ha una struttura flessibile e scalabile, quindi è già stata applicata a diverse città. Per esempio Saragozza aveva una dimensione veramente ampia e abbiamo applicato lo stesso modello anche a questa città, e l'estensione di questo Urban Digital Twin. Vorremmo includere nei prossimi 3 anni, è previsto uno studio di ricerca attraverso l'attività di alcuni dottorati di ricerca finanziati dal Ministero, e vorremmo estendere anche il controllo semaforico, l'illuminazione adattativa per adattarsi ai flussi di traffico. Può essere integrato il controllo della
dell'utilizzo, ma anche della generazione di energia per le comunità energetiche, e poi il controllo e la prevenzione degli sforamenti dei livelli di inquinamento. E quindi abbiamo visto che utilizzando questi strumenti noi possiamo avere una chiara visione di diversi punti della città, di diverse zone critiche, e è possibile sia valutare se le politiche attuali per la prevenzione dell'inquinamento hanno l'effetto voluto, ma anche provare a fare simulazioni modificando le politiche attuali per valutare se l'effetto è quello che si vuole ottenere. E per quanto riguarda gli open data, attualmente il progetto pubblica questi dati, come avete visto fanno parte anche delle serie dati di elevato valore, perché sono dati geospaziali di tematiche molto importanti. Quello che abbiamo fatto da aprile ad oggi, abbiamo continuato a generare questi dati, adesso stiamo valutando assieme al Comune di inglobare queste pratiche nella gestione, diciamo, dei dati in capo al Comune, quindi di permettere che questi dati vengano comunque mantenuti, generati e pubblicati in real time, così come lo sono adesso. Credo che la professoressa Po abbia concluso l'intervento. E grazie della sua. Ovviamente questo è un abbiamo visto come, no, diciamo, tutto ciò ha un impatto in termini di, appunto, condivisione dei dati dinamici e real time, e sicuramente torneremo su questo argomento. Siamo andati un po' lunghi con i tempi, però volevo far concludere a Gabriele Ciasullo dell'agenzia con una domanda che ci sembra importante e interessante, che forse può essere, come dire, si può riassumere un po' le criticità che comunque questa direttiva in qualche modo porteranno nelle amministrazioni. Stefano Cattani ci chiede: le public utilities non forniscono dati appellandosi agli interessi commerciali, quindi la norma perde automaticamente efficacia. Ecco, Gabriele, ti passo la parola in chiusura del webinar, e così ponendoti questo interrogativo e appunto chiudendoti anche una sintesi di come vedi poi l'applicazione di questa normativa nelle amministrazioni, rilevando appunto tutte le problematiche di, appunto, real time, di privacy e di integrazione con le normative preesistenti. Allora, la giornata è stata molto interessante. Ci sento un eco. Ugo? Ho usato il mio microfono, non so, non, da che ecco, forse è andata. Prego, Gabriele. Io tolgo il microfono, quindi non credo di essere. Allora, dicevo, la giornata è stata molto interessante. Interventi veramente utili, belli e significativi per questo argomento. C'è ancora qualche microfono aperto, però cerco di andare avanti. Niente, per quanto riguarda quello che dicevi tu, Ugo, la questione è di cultura del dato. È quello che in effetti è emerso dagli interventi precedenti, adesso va meglio. Ed è vero che in effetti la norma in alcuni tratti, come ci illustrava prima sia Morena che Bodica, in alcuni tratti sembra contraddittoria. Da una parte appunto prevede, insomma, diciamo, una grossa apertura, dall'altra parte prevede poi dei restringimenti. È evidente che l'aspetto è un aspetto che deve essere risolto con una grande attenzione,
perché questa norma non significa, non può chiaramente, diciamo, abrogare tutte le altre norme che esistono, tutte le altre tutele, tutti gli altri diritti che esistono, derivanti appunto dal GDPR, piuttosto dalla sicurezza nazionale. No, diciamo, è un tema magari che non è stato mai, ma noi non possiamo, per esempio, pensare, per quanto riguarda le utilities, di rendere disponibili come dati aperti, so, i dati, di queste infrastrutture che magari possono essere soggetto, insomma, diciamo, di criticità, perché chiaramente, dobbiamo anche guardare gli aspetti di sicurezza nazionale. Quindi ci sono una serie di cose che vanno contemperate e quindi ci vuole il buonsenso e l'attenzione da parte delle amministrazioni. Fermo restando poi, e qua c'era qualche altra domanda, insomma, che il passaggio dei dati tra pubbliche amministrazioni non è una questione che riguarda l'applicazione di questa normativa. Diciamo, in questo caso entra in campo l'articolo 50 del CAD e non c'è bisogno che i dati vengano resi aperti con una licenza disponibile a tutti, perché in effetti quando si tratta di attività istituzionali, lo scambio dei dati tra pubbliche amministrazioni non costituisce riutilizzo, quindi non è necessario per forza licenziare queste tipologie di dati quando dobbiamo andare di fronte a compiti istituzionali. È evidente che dobbiamo fare in modo che le amministrazioni adottino atteggiamenti coerenti con questo tipo di normativa. Un'altra cosa che emerge riguarda appunto il progetto Trefair, che volevo un attimino diciamo togliere, sgombrare il campo da eventuali dubbi, c'era un utente che appunto rilevava che attualmente questi dati siano, diciamo, coperti da una licenza NC, ma si sta già lavorando per risolvere questo aspetto, quindi siamo già in linea per superare questo limite non voluto sostanzialmente, no? Quindi è stato prettamente un refuso operativo che si è trascinato dietro nel catalogo locale e poi nel catalogo nazionale. E in questa attività che si sta avviando c'è il giusto riconoscimento di questa tipologia di dati come dati geo e che quindi verranno messi in un contesto anche per quanto riguarda la loro disponibilità, la loro metadatazione nel repertorio nazionale di dati territoriali. Quindi, diciamo, ecco, ci sarà sicuramente un'attività in questo senso per migliorare lo stato attuale, non solo di questa fattispecie, ma di tante altre situazioni su cui stiamo lavorando e abbiamo già avviato un percorso con le varie amministrazioni. Quindi, o le varie enti che in qualche modo siamo in contatto già da un po' di tempo. In conclusione, tornando al tema della nuova direttiva, che chiaramente comincerà a esplicare i suoi effetti tra qualche settimana, è evidente che occorrerà, diciamo, come dicevo poc'anzi, una forte attenzione, un forte, diciamo, interessamento da parte delle amministrazioni, da parte di tutti quanti, ed è inutile stare, diciamo, come dire, a invocare principi astratti o comunque non corrispondenti alla realtà. Abbiamo visto oggi come effettivamente le cose siano abbastanza, oserei dire, ingarbugliate sostanzialmente. E quindi non è semplice, non è le cose che possono essere fatte in un modo semplificato e così rendere i dati, mettere sul web mercati, sul web e sul mercato dati di ogni genere senza una necessaria attivazione di una governance specifica sui dati da parte delle amministrazioni competenti e possibilmente, come Agid ha suggerito già da tempo, anche una governance nazionale che poi in effetti è quello che richiede anche la strategia europea sui dati. Io ringrazio tutti i partecipanti, è stato in effetti un bellissimo webinar, do appuntamento al webinar prossimo che si terrà il 16 di dicembre. E passo la parola a Ugo per le conclusioni finali. Grazie. Grazie Gabriele, grazie. Sì, io mi limito semplicemente a ringraziare tutti quanti i partecipanti. Ci scusiamo con i tempi che sono stati un pochettino allungati e con le piccole difficoltà di tipo tecnico, ma sicuramente torneremo sull'argomento proprio per, come dire, chiarire anche questi aspetti della coesistenza dei due macro approcci, no? Della condivisione dei dati tra amministrazioni e quindi allo scopo di interoperabilità e come questo poi si sposa comunque con tutte le pratiche di apertura, no? Dei dati che si stanno portando avanti. Quindi sicuramente torneremo sul tema, cercheremo anche di raccogliere le domande che ci avete posto
durante questa ora e mezza e troveremo il modo di rispondervi nelle prossime occasioni. Quindi grazie a tutti quanti i relatori, grazie alla regia di Back Office e appuntamento al prossimo 16 dicembre per il webinar sui dati geografici. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata. Grazie.